Sono iniziate alla Veneziale le vaccinazioni per gli over 80, circa 150 gli anziani prenotati per la somministrazione delle prime dosi, con il dottor Potena a disposizione dell'utenza per superare i primi fisiologici disagi. Dottore, potremmo dire finalmente. Finalmente sì, oggi iniziamo con gli ultraottantenni, dopo aver completato il personale sanitario, tutte le case di riposo, molti hanno fatto già la seconda dose, quindi oggi passiamo agli ultraottantenni. E niente, speriamo di essere veloci e di farne il più possibile, insomma, in maniera rapida. L'utenza chiede spiegazioni, insomma cerca conforto anche dal personale sanitario. Ma sicuramente la fascia più debole, tra virgolette, quindi chiaramente siamo particolarmente vicini anche nella compilazione dei documenti. Oggi è il primo giorno, insomma, all'esordio, vediamo come va, ma penso che non ci dovrebbero essere problemi, insomma. Forse sono più convinti loro del resto della popolazione a fare questo vaccino. L'ex presidente della provincia di Isernia, Giovanni Memmi, ha compiuto pochi giorni fa 100 anni. È lui il più anziano in sala d'attesa. Fiducioso e convinto che si combatta in questa maniera questo virus. È una guerra anche questa. È una guerra, ma è una guerra nascosta. Bisogna obbedire alle leggi per vincerla. Se non ti obbedisci alla legge, l'epidemia continua. Le persone in fila per la vaccinazione hanno deciso di proteggersi non tanto o non solo per paura del Covid, quanto piuttosto per la necessità di tornare ad una vita normale quanto prima. Lei quanti anni ha? 99. E ha scelto di vaccinarsi. E mi hanno obbligato. Dice si deve fare, si fa. Ma lei ha paura del Covid? Ha paura Paura del no, virus? No. fastidio sì, ma non ho paura. Lei ha 97 anni ed ha deciso comunque di fare il vaccino. Perché? Questa meglio, come ti avrei spiegato. Ha paura del Covid? Ma chi non ha adesso paura? La teniamo tutti quanti. È lei che ha convinto suo padre a vaccinarsi. Le dico la sincera verità, no, appena che è stato detto che voleva, se voleva fare il vaccino, lui tranquillo dice sì, non ci stanno problemi, pure perché ha capito subito il problema così grave che sta attraversando l'Italia e le ripeto, questo papà stava sempre fuori, adesso con questa epidemia è costretto a stare in casa, quindi Spera di tornare in vita, sostanzialmente. sì, spera che cominci a rifare tutto quello che ha fatto prima, che può uscire tranquillo, parlare con qualche amico suo che purtroppo è rimasto, qualcuno è andato via e questa, speriamo che possa il più presto possibile sta brutta bestia, questa è una brutta bestia. Grazie.